Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate sul canale di TenorShare. In questo video vedremo quali sono i bug che iOS 16, un sistema operativo appena rilasciato su iPhone e che uso ormai da qualche giorno, ha portato con sé. Prima di tutto abbiamo dei cali anomali della batteria. Ogni volta che Apple rilascia questa versione, una nuova versione di iOS, è possibile riscontrare certi tipi di problemi relativi alla batteria, quindi usiamolo per un giorno o due e capiamo meglio se abbiamo dei cali anomali o meno. Poi il secondo bug è quello relativo alle foto duplicate. Dovrebbe apparire nella nostra schermata della galleria sotto la voce album l'album delle foto duplicate, ma se controlliamo a volte può accadere che questa voce non sia presente. Abbiamo tre principali ragioni. Il primo è un blocco del sistema iOS 16, c'è qualcosa che non va e che non è andato a buon fine durante l'aggiornamento e quindi iOS 16 non riesce a trovare le foto duplicate. Possiamo poi comunque sistemare questo bug e vedremo come farlo più avanti. Abbiamo come secondo motivo troppe foto, quindi quando abbiamo troppe foto iPhone e tutto il sistema che va a riconoscere i duplicati ci mette più tempo del solito. E il terzo motivo potrebbe essere quello relativo alla rete Wi-Fi, che può essere non stabile. Allora, siccome è una funzionalità che funziona in base anche alla connessione, se la rete non è buona, allora potremmo avere il problema delle foto duplicate mancanti. Andiamo nelle impostazioni e resettiamo solo le impostazioni di rete. Dovremmo solo reinserire la password Wi-Fi e tutto sarà sul nostro iPhone. Un altro bug è quello relativo alla torcia. Alcuni utenti hanno riscontrato nei vari forum, possiamo leggere i vari commenti, che il tasto della torcia rimane grigio e quindi non si può attivare, non si può accendere la luce. Come possiamo vedere, secondo alcune dimostrazioni, alcuni utenti lamentano questo problema sia sui forum ufficiali di Apple che sotto i video degli utenti YouTube che ne parlano. Ecco, questo è un altro bug che può essere molto fastidioso. Poi ci sono altri problemi, bug simili, come ad esempio la schermata di sfondo con il blocco sfondo che è bloccata, è impossibile far ripartire il player, e tanto altro, la libreria delle foto è impossibile da condividere o da visualizzare le foto sincronizzate e così via. Questi bug non c'è nulla che possiamo fare a riguardo, ma lasciare che Apple aggiorni nuovamente il sistema. Possiamo intanto provare a aggiornare nuovamente il sistema iOS e ripristinare iPhone a fondo. Come possiamo farlo? Beh, intanto possiamo premere il tasto del volume su, il tasto del volume giù e provare a effettuare un riavvio forzato. Una volta fatto ciò, iPhone si riavvierà e possiamo controllare se i bug sono ancora presenti o meno. Se no possiamo utilizzare TenorShare Reiboot, una versione di un programma che ci consentirà di sistemare fino a 150 problemi del sistema operativo iOS su iPad e iPhone. Controllate il link in descrizione per scaricarlo e provarlo. Una volta installato, colleghiamo il nostro iPhone e apriamo Reiboot sul computer o sul Mac. Facciamo clic sul pulsante verde e scegliamo la riparazione standard. Quindi richiederà il firmware da scaricare. Ci vorrà qualche minuto in base alla connessione. Il processo di download non sarà comunque lungo, a seconda delle condizioni della nostra rete. Una volta finito il download, premiamo su riparazione standard, iniziamo la riparazione del dispositivo, lasciamo che si riavvii, non scolleghiamo mai il dispositivo perché intanto verrà riparato con la reinstallazione del sistema operativo senza la perdita dei dati. Sii paziente perché questo processo richiederà un po' di tempo. Una volta terminato, andiamo a verificare se tutto scorre in modo fluido, se ci sono problemi e se la versione è rimasta la stessa e abbiamo risolto i nostri problemi. Ci vediamo nel prossimo video. A presto! In descrizione trovate il link per scaricare il programma, provatelo e se il video vi è stato utile lasciate un mi piace qua sotto e iscrivetevi al canale. A presto!